e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Benvenuti a quanti magari per la prima volta si fossero sintonizzati. Questo è un momento dedicato alle sacre scritture, a dialoghi sulla scrittura, e particolarmente in questo periodo ci siamo soffermati sul Vangelo di Matteo, il capitolo 5. Quindi abbiamo percorso un po' le beatitudini, siamo andati avanti e siamo arrivati al versetto 17. Ma prima di leggere il testo, prima di andare avanti e porci delle domande o anche dare delle risposte, naturalmente il nostro saluto e il nostro ringraziamento è a Giovanni Leonardi, pastore avventista qui presente oggi in studio. Benvenuto Giovanni. Grazie, felice di essere con voi. Che ci aiuterà appunto in questo dialogo che appunto abbiamo iniziato qualche settimana fa. Giovanni, magari facciamo un breve riepilogo. Io direi leggiamo direttamente il testo, o forse magari sì una parola di introduzione. Allora, noi stiamo cercando di comprendere per vivere che cosa significa essere dei cristiani. Questo è il nostro tema. Se gli amici che ci ascoltano e noi che siamo qui stiamo facendo quello che stiamo facendo in questo momento, è perché noi siamo interessati a Gesù Cristo. Gesù Cristo è la nostra luce, è il nostro amico, noi crediamo che sia il nostro Dio, il nostro Creatore ed è il nostro Salvatore, la nostra speranza. Essere cristiani significa avere compreso come Gesù sia talmente grande, talmente amorevole da poter mettere tutta la nostra vita, tutto il nostro essere in piena fiducia nelle sue mani. Amen. Questo significa profondamente essere cristiano. Questo significa un radicale cambiamento, seguendo Gesù, del nostro modo di capire le cose e di vivere le cose. Le nostre speranze, una volta che abbiamo incontrato Gesù, diventano in genere speranze diverse, più elevate, più universali. Il nostro carattere deve cambiare, i nostri interessi cambiano, le nostre modalità di vita, di approcciarsi a Dio stesso e agli altri, anche di considerare noi stessi, cambiano, perché in Cristo scopriamo una dignità ed una grandezza che non avremmo avuto occasione di conoscere prima. Ecco, dentro tutto questo c'è un invito del Signore che abbiamo letto due settimane fa a riflettere in questa nostra vita tutto ciò che Dio attraverso Gesù ci ha dato. Voi siete il sale della terra, cioè dovete essere un elemento vitale in questo mondo, voi siete la luce del mondo. E subito dopo aver fatto questo discorso che ci invita a considerarci in qualche modo gli ambasciatori, i rappresentanti di Dio su questa terra, in un certo senso, con altre parole, potremmo dire di essere l'immagine di Dio su questa terra. Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, il che significa non tanto che siamo belli come è bello Lui, ma che noi in questo mondo siamo chiamati a rappresentare ciò che Dio è. Ecco, questo si esprime anche attraverso un atto di fiducia nella volontà di Dio, perché sappiamo che è buono con noi ed è giusto ed è vero, di ubbidienza alla sua volontà, alla sua legge e ai suoi comandamenti. E Gesù, seguendo questo discorso, al capitolo 5 del Vangelo di Matteo, dal versetto 17, ci dice proprio queste parole che ora leggeremo, dal verso 17 al verso 20. Bene, allora, voi che ascoltate, non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli.
poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto, purtroppo, nel regno di Dio, nel regno dei cieli. Ecco, grazie per la lettura e grazie soprattutto a Gesù per queste parole che ci rivolge. Ecco, abbiamo già commentato queste parole e io sono costretto, ogni volta siamo costretti a riprendere un po' i discorsi e quindi perdiamo un po' di tempo, non riusciamo ad andare avanti in assoluta libertà, ma bisogna riprendere le cose. Allora, io immagino che tra i nostri ascoltatori ci possono essere persone di tipo diverso. Ci possono essere degli ascoltatori casuali che vedono un pochino la religione tutto sommato come ognuno se la fa a modo suo, no? In fondo l'importante è cercare di fare qualcosa di buono, di non dare fastidio agli altri, però alla fine, insomma, che nessuno mi venga a dire quello che è bene e quello che è male, questo me lo decido io, me lo decido in base alle situazioni della mia vita, tutto sommato, senza essere ipocriti, me lo decido in base a quello che mi conviene di più. Quello che a me sembra giusto, cioè io mi faccio la mia giustizia e siccome osservare la mia giustizia mi è facile, io mi sento a posto. A questi amici noi non possiamo che dire provate a vedere le cose in un modo diverso, perché in realtà nessuno di noi può farsi Dio a se stesso, la vita non ce la inventiamo ed ogni cosa che noi seminiamo alla fine raccoglieremo. Certo. E se seminiamo egoismo, seminiamo ingiustizia, seminiamo arroganza, alla fine noi ne pagheremo insieme con tutti le conseguenze, soffrendo poi tutti quanti insieme. Ma immagino che la gran parte degli amici che ci stanno ascoltando sono dei cristiani convinti. E quindi io con loro non posso fare il discorso di prima, che è un discorso più generico, anche se più di fondo. Io devo chiedere ai miei amici e confratelli cristiani, a qualunque chiesa appartengono, come voi, come noi insieme dobbiamo capire queste parole di Gesù. E la cristianità si divide radicalmente su queste parole, che mi sembrano di una semplicità estrema, ma noi siamo capaci di dividerci. Perché pur volendo onorare il Dio che si è rivelato a noi in Cristo Gesù, tuttavia siamo condizionati ancora dal nostro egoismo da una parte, dalla nostra presunzione e dall'altra dalle difficoltà della vita. Gesù ci sta chiamando ad altro. E siccome Gesù tra poco, noi lo vedremo forse la prossima settimana, ci esporrà qual è la sua visione della vita attraverso l'osservanza della legge come lui la capisce, e siccome si rende conto che potrebbero crearsi dei malintesi, lui subito, prima di cominciare il suo discorso, mette le mani avanti per dire attenzione. Non pensate. Che in qualunque modo voi possiate capire, non dovete andare oltre quello che ora vi dico subito come preliminare. Dio ha creato il mondo, Dio ha chiamato un popolo, ha dato a questo popolo la sua grazia, il suo amore, la sua assistenza e la sua legge. Dio ha già camminato con il mondo fino adesso, non è la prima volta ora con me che questo avviene, c'è già un cammino di Dio, io costruisco su questo cammino precedente, io non lo distruggo. Cioè Gesù riconosce quando dice non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti, ci sta dicendo il cammino precedente era un cammino in cui voi dovete vedere Dio. Non era il cammino degli ebrei soltanto, come molti credenti sono tentati di pensare. Era il cammino di Dio con i suoi figli sulla terra.
In questo cammino ci sono i profeti, l'insegnamento, la speranza, la riprensione, e c'è la legge di Dio. Sì. Ecco, ora questo testo viene letto in un modo estremamente paradossale, perché c'è tutto un insieme di chiese cristiane che, quando Gesù dice "non pensate che io sia venuto per abolire la legge", loro capiscono: mai visto, Gesù ha abolito la legge. Come mai? Cioè, è il paradosso dei paradossi, che io non riesco a capire fino in fondo. Mi farebbe piacere poter dialogare con qualche confratello che mi spieghi come si fa a capire "non pensate che io sia venuto per abolire", come se dicesse: sono venuto mettetevi per abolire in testa che io la voglio abolire. Perché è chiaro che bisogna essere coerenti. Non si può far dire a Gesù il contrario di quello che Gesù esplicitamente, volutamente e direttamente ci sta dicendo. Quindi io direi a tutti i confratelli che pensano che Gesù invece abbia in un modo o nell'altro abolito la legge, cioè abolito la necessità per noi di osservare la legge, come comprendono, come spiegano "non pensate che io sia venuto per fare questo che dite voi"? E chiedo scusa, ho bisogno di bere. Nel frattempo posso prendere un po' di spazio? Sì, io credo che la espressione di Gesù alla croce, sulla croce, che diceva "tutto è compiuto", molti la intendono come quello che tu stai paventando, no? Che molti dicono: beh, tutto è compiuto, quindi tutto è passato. No, volevo continuare un attimo per chiarire meglio le mie idee e non essere travisato. Io credo che Gesù sulla croce abbia compiuto ciò che era necessario per riprendere l'armonia dell'universo, e il devastatore aveva creato con la sua ribellione. Con Gesù sulla croce siamo stati tutti coinvolti nella salvezza e nel riassestamento dell'ordine universale. Questo è il mio pensiero, scusate. No, sono totalmente d'accordo questa volta. Grazie. Posso fare una domanda, Giovanni? Prego. Perché questo testo dice: non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti, io sono venuto non per abolire ma per compiere. Questo compiere cosa vuol dire? Che quindi Gesù, avendo compiuto tutto, quindi tutto ciò che c'era prima ormai è finito, perché lui l'ha compiuto, l'ha realizzato, allora una cosa realizzata ormai è finita, oppure vuole dire altro? Beh, immaginiamo che invece della legge dei profeti ci sia una casa che Dio sta cercando disperatamente, con tutto il suo buon cuore verso di noi, di costruirci una casa dentro la quale possiamo vivere felicemente e assicuro in armonia, male, no? E immaginiamo che mentre lui la costruiva, noi gli davamo fastidio, alteravamo continuamente i suoi progetti, gli toglievamo le pietre, ci mettevamo pietre scarse, di cattiva qualità, per cui questa costruzione va avanti con molto, a rilento. Con molta difficoltà. Arriva Gesù e ci dice: ora io sono venuto per compierla questa casa, cioè per completarla, per realizzarla, per portare a compimento quel principio che già era stato espresso e cominciato nelle scritture dell'Antico Testamento. Quindi come un progetto, era un progetto? Cioè, tutto molto dipende da come noi vediamo. Ecco, la legge stessa, i profeti, Gesù qui parla della legge dei profeti, ad esempio i profeti annunciavano il giorno in cui il Dio avrebbe fatto con il suo popolo e con l'umanità un nuovo patto, un patto in cui la legge non sarebbe stata più scritta solo su delle tavole di pietra, ma sarebbe stata scritta nel cuore, cioè sarebbe diventata non un documento legale da osservare perché siamo sottomessi alla volontà di un essere più forte di noi. Perché Dio non ci vuole come servi, ci vuole come figli.
Quindi fa parte della nostra natura. Ecco, i profeti già annunciavano questo. E questo qui, questo nuovo patto, si realizza in Cristo Gesù, che viene a rivelarci la pienezza dell'amore di Dio. E attraverso le parole che poi seguono nel sermone sul monte, dopo il testo che abbiamo appena letto, ci mostrano che cosa per Gesù significa osservare la legge, che non è più osservare una norma giuridica, ma è rientrare in sintonia, così come avveniva alla creazione del mondo, quando tutto era buono ed armonioso, rientrare in sintonia con il cuore di Dio. Amen. Per cui l'osservanza del comandamento non è l'osservanza di un pezzo di carta esterno macchiato dall'inchiostro, ma è ricostituire il rapporto di fiducia e di fedeltà con Dio, nell'amore e nella grazia di Dio. Ecco, questo è compiuto, e questo Gesù poi ce lo spiega attraverso gli esempi che fa. Ad esempio ci dice, è stato detto al verso 21, proprio l'esempio immediatamente dopo: voi avete udito che fu detto agli antichi, quindi il cammino precedente, la legge precedente, non uccidere. Ecco, se noi ci fermiamo qui un momento, come immagineremmo che Gesù continuasse? È stato detto agli antichi non uccidere, ma io vi dico. Che potete che farlo? Cosa direbbe dopo se l'intenzione di Gesù fosse stata quella di abolire la legge? Gesù avrebbe dovuto logicamente continuare dicendo: ma voi ammazzate pure liberamente, quella è una legge che non vale più per voi, io la abolisco. Se non c'è legge non c'è peccato. È questo che noi vogliamo far dire a Gesù? Ecco. Gesù ha abolito la legge? Gli antichi non dovevano uccidere, mentre i cristiani ora possono uccidere, ma nessun cristiano interpreta in questo modo. Quindi anche questi fratelli che comprendono in questo modo non sono coerenti con la loro interpretazione, perché se fossero coerenti dovrebbero dire: da ora in poi per i cristiani fate non c'è nessuna volete. Legge, possiamo fare quello che vogliamo. Ma Gesù come continua? È importante, non dice ammazzatevi pure liberamente, avete tutta la mia benedizione. Ma? Gesù dice: ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello raca, che vuol dire cretino, scemo, sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla geenna del fuoco. Queste parole, francamente, io vorrei avere i miei amici davanti, io ci soffro qui alla radio, io qui vedo solo Daniela ed Emanuele che mi sorridono, io vorrei vedere gli ascoltatori, essere qui insieme. Accendiamo l'immaginazione. Ecco, ma con il cuore cerchiamo di vederle, no? Di vederci null'altro. Gesù qui ci sta dicendo che il comandamento non uccidere è abolito? No, anzi lo rende ancora più pesante. Anzi, ci sta dicendo: se voi volete veramente ubbidire al comandamento non uccidere, non potete fermarvi alla sua lettera giuridica, ma dovete comprendere il senso di questo comandamento, dovete comprendere il perché il vostro padre vi ha detto di non uccidere. Perché vi ha chiesto di non uccidere? Evidentemente perché ogni uomo per questo padre è prezioso, la sua vita è preziosa, e noi siamo chiamati a proteggere la vita, ad amarci l'un l'altro. Noi dobbiamo amarci, non combatterci, non scavalcarci, non ucciderci. Il comandamento non uccidere rimane lì, ma non basta. Perché se io veramente amo, non mi limito a non sparare a qualcuno. Se io vedo uno che sta morendo perché ha fame e non ha da mangiare, e io non faccio nulla, quello muore, ma io non ho trasgredito la legge giuridicamente, perché non l'ho ammazzato.
Però l'ho fatto morire ugualmente. Non ho impedito la sua perché morte. Perché non ho sostenuto la sua vita e la sua dignità, non gli ho dato da mangiare. Per Gesù non dare da mangiare all'affamato è una trasgressione del comandamento dell'amore, che implica non uccidere e non fare morire e sostenere la sua vita, ma anche sostenere la sua dignità. Io posso non ammazzare qualcuno, ma odiarlo con tutto il mio cuore, disprezzarlo e insultarlo. Gesù ci dice: non basta non uccidere, tu devi amarlo. Quale legge Gesù ha abolito? Riprendiamo il discorso tra poco. E siete all'ascolto di RVS, Radio Voce della Speranza, della rubrica Le Sacre Scritture. Con il pastore Giovanni Leonardi stiamo dialogando su un testo del Vangelo, parole pronunciate da Gesù contenute in Matteo 5:17. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compiere. Cosa vuol dire questo compiere? Cosa vuol dire questo realizzare di Gesù? Cosa vuol dire, ecco, veramente? Molto la comprensione di questi di questo testo dipende da come noi vediamo la legge. E un pochino mi viene in mente l'esempio del matrimonio. Per molti il matrimonio è una prigione, no? Guai, in che guai ti sei messo? Sei andata sposata? Cosa hai combinato? Io pensavo che tu eri una persona più intelligente, come hai potuto fare questo? Ti rovina. Evidentemente una persona che ragiona così vede il matrimonio come una prigione, lo vede come il limite della propria libertà. Se invece io il matrimonio lo vedo come la realizzazione del profondo dei miei desideri, delle mie speranze, del mio bisogno di amare, del desiderio di essere amato e di amare, allora il matrimonio diventa la libertà e io lo esalto. Finalmente che mi sono sposato, ora sono libero. Cioè io comprendo le cose a partire anche dai miei preconcetti. Ora, la realtà e che nell'ambito, diciamocelo, evangelico più conservatore, la legge viene vista come una tassa che Dio avrebbe imposto agli uomini quasi per rendere più difficoltosa la loro vita. Sto caricaturizzando, però per qualcuno non vado molto lontano, quasi per farci e capire che la vita è difficile, che anche la salvezza è difficile. Se tu ti vuoi salvare con le tue forze, allora legge su legge, così poi tu alla fine ti scoraggi e ti arrendi, allora poi alla fine comprendi che hai solo bisogno della grazia e io ti faccio fare tutto quello che voglio e tu sei, chiedo perdono e sto molto caricaturizzando. Ora, se la legge è una tassa, è chiaro che se io non ho i soldi e dovrei andare in prigione, viene qualcuno, Gesù Cristo, la tassa la paga lui e io non ho più bisogno di pagarla, no? Ecco, Gesù ha abolito la legge, cioè Gesù l'ha fatta lui, l'ha adempiuta lui la tassa, l'ha pagata lui, non c'è più bisogno che la pago io. Ma veramente noi crediamo che l'Iddio che noi chiamiamo Dio e amore ci dia la legge come se fosse una tassa? Ma veramente questo è l'Iddio che Gesù Cristo è venuto a rivelarci e in cui noi crediamo? Evidentemente questa idea della legge come una tassa, che se non posso pagare io la paga un altro, non ha corrispondenza nel messaggio della legge, dei profeti e di Gesù Cristo stesso, perché è proprio Gesù che ci ha detto che Dio ha tanto amato il mondo che Dio è amore. Allora non si può fare quel discorso: l'ha pagata Gesù e non c'è più bisogno che la paghi io. Ma che cos'è la legge? La legge, secondo l'insegnamento di Mosè, secondo l'insegnamento dei profeti e soprattutto secondo l'insegnamento di Gesù, è il progetto e la struttura della vita che Dio ha realizzato per il bene dei suoi figli. Dobbiamo vederlo come un elemento positivo ed è per questo che Gesù dice che nulla della legge passerà che lui non porti a compimento, rivelandocene la pienezza del bene che quella legge giustamente compresa ha. Per questo Gesù dice: non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti.
Io sono venuto per compierla, per viverla lui innanzitutto, perché Gesù poteva dire: chi di voi mi accusa di peccato? E il peccato è la trasgressione della legge. Gesù ha fedelmente obbedito a tutti i comandamenti del Padre. E Gesù ci invita ad ubbidire ai comandamenti del Padre, come io, anche voi, e il suo insegnamento, ma comprendendone il significato, non secondo i limiti della rivelazione antica che ancora non era compiuta, ma attraverso la visione nuova realizzata da Gesù Cristo. Sì, così io ho sempre creduto in quello che sto per dichiarare, è veramente un mio pensiero che mi aiuta a vivere. Ecco, la legge per me è uno strumento di libertà. Ma è uno strumento di libertà. Comandamenti mi libera, stesse. Mi libera. I 10 comandamenti, come cominciano? Cominciano con la dichiarazione che hai fatto tu, però l'ha fatta Dio. Sì. Io sono il Signore, il Dio tuo, che ti ha liberato dalla schiavitù d'Egitto, che ha fatto di te il popolo che tu sei, ti ha chiamato alla vita, alla dignità, e quindi non avere altri dei all'infuori di me. Cioè, chi ci dà la legge non è l'Iddio, non è il faraone egiziano che ci schiavizza, ma è l'Iddio che ci libera dalla schiavitù. Giusto. E quindi, ma il Vangelo stesso ci dice che la legge di Dio è una legge di libertà. Ritorneremo su questi concetti, perché credo che veramente c'è tanto da riflettere, da comprendere pienamente cos'è la legge, e il fatto che Gesù, venendo a realizzarla, ci ha mostrato il modo come vivere la legge, cioè come cosa significa comprenderla e come viverla, come si vive. Gesù ha detto: guardate quello che, guardate me, guardate la mia vita. Io non osservo la legge come la poteva osservare un ebreo del VIII secolo avanti Cristo. Io la osservo con gli occhi del cuore di Gesù Cristo. Amen. Amen.